Allora, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Allora, come avete visto, siamo alla fattoria di Steve perché oggi andiamo a comprare il nuovo Appaloosa e ve lo faccio anche vedere perché ho 1108 Star Coins. Quindi andiamo a vedere l'Appaloosa, quale appunto prendere. Io sto con Lemon Rainbow, adesso lo sello e li andiamo un po' ad esaminare. Ok, allora l'ho sellato, ora sono talmente felice, quindi li andiamo ad esaminare perché tra l'altro io non sono neanche sicura su quali prendere, perché comunque cioè, sono molto belli. Io all'inizio avevo pensato questo qua che è bellissimo, anche se penso che, cioè, penso che prendo ovviamente questo qua, però andiamo ad esaminare anche gli altri. Allora, questo Appaloosino è molto carino. Solo che non mi convince molto. Cioè, è bellissimo, però non mi convince tanto. E poi il resto degli Appaloosa, questo non è che proprio mi piace. E questi due, io a me questo qua proprio non mi piace. E questo invece sarebbe stata un'idea prenderlo, però ovviamente è più bello questo. Perché questo non mi convince, anche il muso, eccetera. Quindi ora andiamo e prendiamo questo qua. Ok, lo compriamo. Allora, gli ho messo anche il nome, si chiama Crazy Fruit. Ok, allora prendiamolo. Ok, l'ho preso. Congratulazioni con il tuo nuovo cavallo. Ora il mio cavallo lo trovo appunto alla stalla base. Oddio. Ok, allora buona fortuna con il tuo nuovo cavallo. Allora andiamo a il mio andiamo alla stalla Moorland così da provarlo. E poi dopo vi faccio vedere a Ranch Starshine, vi faccio vedere anche le andature. Quindi lo sello, lo monto e vi faccio vedere le andature. Allora, dov'è? Eccolo, oddio, è troppo bello. Oddio, scendi, veloce. Ok, oddio, è bellissimo. Oh, oddio. No, oddio, è bellissimo. Credo che ora gli vado a mettere anche le treccine o qualche altra acconciatura. Ed ora gli faccio anche l'outfit. Oddio, è bellissimo. Aspettate che devo prendere tutte le sale e cose di Lemon Rainbow. Allora, prendiamo la sella, la testiera, il sottosella e le stinchiere. Aiuto. Ok, allora mettiamo tutti i cavalli dentro. Oddio, no, vabbè, si può. Allora facciamogli l'outfit. Io ho pensato tipo da monta americana, qualcosa del genere. Perché aspettate che ora mi devo creare l'outfit, altrimenti ci metto 5 ore. Allora, gli abbiamo creato l'outfit, è bellissimo. Ed ora ho visto l'impennata, che è veramente strana, però è bellissima comunque. Allora, adesso andiamo al brunch Starshine, così da appunto provare il cavallo. Oddio, allora dov'è? Eccolo. Ok, andiamo a ranch e poi vediamo appunto le andature.
Devo dire che sono comunque molto belle le andature. Anche la frenata me la sarei aspettata diversa, invece no. Però non fa niente perché comunque, cioè, è bello. Quindi credo che ora andiamo a vedere i tipi di acconciature che possiamo fare al nostro cavallo e credo che gli faccio le treccine perché sono troppo belle. Perché tra l'altro io oggi mi sento bisognosa appunto di fare un'acconciatura dato che ho 208 Star Coin. Quindi ora andiamo a Silverglade, dato che so che è l'unico posto, credo, in cui sì. Possono fare le treccine. Ah no, anche alla, a Firgrove. Quindi andiamo a Firgrove. No, a Valdale. Mi sa Valdale. No, ho sbagliato, mi sa. Vabbè, in caso mi faccio risaspettare. Tanto non fa niente. Anche se Valdale era quello col fiume, no? Sì, ok, ho azzeccato. Perfetto, allora siamo arrivate, ora possiamo vedere i tipi di acconciature. Allora, questa, cioè, sciogliere i capelli a me non mi piace proprio. No, no. Cioè, non. No, perché, cioè, è brutto sciogliere così i capelli, fargli alla normale, tipo. No, no, cioè. No, le treccine proprio non se ne parla. Questo non mi convince proprio. Le treccine, oddio, queste treccine sono bellissime. No? No? No. A me basta vederle, basta vedere la criniera e capisco tutto. Mettiamo questo. Sì, poi in caso se rivoglio questa ce l'ho. Vediamo. Oddio, è bellissima, gli ho fatto le treccine, è così. No, ah, che bella, anche la coda. No, che bello. Oddio, è bellissimo. Oddio, sono una sbattere. Ecco, ad esempio, ecco, il salto non ve l'ho fatto vedere. Mi sa, o forse sì. Comunque, cioè, è bellissimo con queste treccine. Certo che comunque le uniche cose da potergli mettere erano le treccine perché, cioè, gli stanno troppo bene, ovviamente. Come facciamo a non mettergli le treccine a lui? Cioè, a lei o a lui? È una femmina. Sì, è una femmina. E l'ho chiamata Crazy Fruit, ma non fa niente. Oddio, è bellissimo. Ok, allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, oddio, se questo... Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale e per non perdervi nessun altro video attivate la campanella e ci vediamo nei prossimi video, penso in cui alleneremo Crazy Fruit oppure non lo so. Comunque mettete like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!